Cosa devo fare per avere un miracolo? Dire grazie. Il Vangelo ci racconta la storia dell'incontro di Gesù con 10 lebbrosi. Chiedono un miracolo, chiedono la guarigione e Gesù, bam, li guarisce, tutti e 10. Loro però si accorgono di questa guarigione solo quando stanno andando dai sacerdoti per presentarsi e poi poter essere riammessi alla comunità, alla vita della società. Solo uno di loro però si accorge del miracolo, torna indietro e rende lode al Signore. E lì avviene un altro miracolo, la salvezza. Mi sono chiesto, non è che questa cosa avviene anche a noi? Cioè, siamo troppo impegnati nella nostra vita, nelle nostre preoccupazioni, nel far la nostra strada, che non ci accorgiamo che il miracolo è già avvenuto, è già in noi. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare a rendere grazie al Signore. E allora ti lancio una sfida. Prova a vedere nella tua vita quali miracoli Dio ha già compiuto o quali miracoli sta compiendo per te proprio in questi giorni. E allora ritorna da Lui e rendigli grazie. Buona settimana!